Cari amici, la solennità della Santissima Trinità che celebreremo domenica prossima, 27 maggio, ci conduce nel cuore del mistero di Dio. Un mistero altissimo e inaccessibile, eppure così vicino. Dato che noi, discepoli di Gesù, crediamo che per il Santo Battesimo ogni cristiano è tempio della Santissima Trinità. In questa prospettiva, cari amici, vorrei invitarvi in questo breve video a considerare la vita di un beato che Papa Francesco canonizzerà il prossimo 14 di ottobre in Piazza San Pietro a Roma. Monsignor Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, martirizzato in odio alla fede il 24 marzo del 1980. Sono convinto, infatti, che nella semplice ma stupenda vita di questo umile vescovo possiamo meglio che in qualsiasi trattato teologico contemplare, in qualche modo vedere il nostro stupendo Dio, uno e trino in azione. Chiaramente, cari amici, un semplice video di pochi minuti non basta per esplorare e individuare i tratti caratteristici delle tre persone divine nella vita di Monsignor Romero. Vorrei pertanto invitarvi ad approfondire la vita e le opere di questo nuovo santo, perché credo abbia tanto da insegnare a noi, discepoli di Gesù dell'inizio del terzo millennio. In questo video accenneremo solo ad alcuni aspetti che hanno caratterizzato la vita di Romero e che crediamo lo rendano un esempio luminoso per tutti. Vorrei in questa ricerca partire dall'azione della terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, che procedendo dal Padre e dal Figlio, mentre da una parte permetteva a Monsignor Romero di sperimentare la tenerezza e la dolcezza di Dio Padre, creando in lui quell'atteggiamento di abbandono filiale in tutte le circostanze, anche le più drammatiche della sua vita, dall'altra configurava la sua vita a Cristo, re, sacerdote e profeta. Infatti, cari amici, è stata proprio l'esperienza straordinaria della paternità di Dio che lo ha reso a sua volta il padre di tutti, specialmente degli ultimi, dei poveri, degli scartati che vedevano in lui l'unico difensore delle loro povere vite e attraverso di lui sperimentavano l'amore di Dio Padre. Inoltre è stato proprio grazie a questo suo continuo e progressivo configurarsi a Cristo che Monsignor Romero è potuto essere guida amorevole, voce profetica e mediatore tra Dio e il suo popolo. Infatti Monsignor Romero è stato il buon pastore, sempre presente in mezzo alle sue pecorelle, per guidarle con sapienza e amorevolezza ai verdi pascoli del Vangelo. È stato il profeta coraggioso di Dio, anche quando si trattava di gridare nel deserto i diritti di Dio e salvaguardare la dignità del suo popolo. È infine stato il sacerdote che intercedeva per tutti, anche per i nemici, davanti a Dio. Cari amici, Monsignor Romero subì il martirio il lunedì 24 marzo 1980, proprio mentre celebrava la Santa Messa nella cappella dell'ospedale della Divina Provvidenza, tenuto dalle suore carmelitane, dove era anche il suo alloggio. Il giorno prima la sua voce profetica si era di nuovo fatta sentire in tutto il paese, attraverso la radio, per condannare le malvagità compiute per mezzo dell'esercito da parte di una giunta militare chiusa nei propri privilegi. Ecco le parole che Monsignor Romero pronunciò durante l'omelia di domenica 23 marzo 1980, con le quali, per molti, provocò la sua sentenza a morte. Le sue parole, rivolte agli uomini dell'esercito, erano un invito a disobbedire ai superiori militari per obbedire a Dio. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios.
una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Cari amici, che capolavoro di umanità, libertà, misericordia, ha compiuto la Santissima Trinità nella vita di San Oscar Arnulfo Romero. Chiediamo la sua intercessione perché Dio possa fare anche della nostra vita quel capolavoro di santità che ha avuto sempre in mente fin dall'eternità. È tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.